Dunque, oggi vediamo il principio di funzionamento e le caratteristiche principali dei transistori bipolari di potenza. E, analogamente a quello che abbiamo fatto per i diodi, ci concentriamo sulle differenze rispetto ai bipolari di segnale, quindi l'aspetto elementare del principio di funzionamento non lo consideriamo, lo diamo per buono. Tenete presente che mentre un bipolare di segnale funziona tipicamente in condizioni di bassa iniezione della giunzione PN polarizzata direttamente, come vedremo, la condizione tipica di funzionamento di un bipolare di potenza è una condizione di alta iniezione, in cui le cose un pochino cambiano. Per capirci, nel corso dei dispositivi elettronici, molte delle assunzioni che vengono fatte riguardo al funzionamento del bipolare si basano su ipotesi di partenza di bassa iniezione. Bassa iniezione, che cosa vuol dire? Che i portatori minoritari iniettati in base dall'emettitore durante il funzionamento in zona attiva sono in concentrazione molto inferiore alla concentrazione nativa di lacune in base se si tratta di un NPN. Quindi non alterano in modo significativo la carica complessiva della base. Quella è l'ipotesi di bassa iniezione. Tipicamente va bene per i transistori segnale. Non va bene per i dispositivi bipolari di potenza. Ora, man mano che andiamo avanti, questo aspetto sarà chiaro. Dal punto di vista costruttivo, l'altra differenza molto significativa è il fatto che, come già abbiamo visto per il diodo, anche un transistore bipolare di potenza è tipicamente un dispositivo verticale. Quindi, se vi disegno una sezione di una fetta di silicio, il collettore sta sotto, mentre la base e l'emettitore stanno sopra. Il fatto di avere una struttura geometrica verticale mi garantisce tipicamente di poter avere una superficie che conduce molto ampia, una sezione trasversale molto ampia, quindi di poter ottenere anche correnti molto elevate. Nei casi limite ci sono transistori bipolari grandi praticamente quanto tutto il wafer. Questo per correnti di insomma, qualche miliardampere c'è bisogno di tutto il wafer. Ok? Non sono wafer da 12 pollici, ma insomma tutto un wafer viene impiegato per un singolo dispositivo. Allora, la struttura verticale poi consente tipicamente di avere due vantaggi ulteriori. Un percorso breve da collettore a emettitore e quindi una resistenza serie piccola e anche una maggiore facilità di come dire, portare via il calore, cioè quindi di raffreddare il dispositivo, perché la superficie che si può adoperare per il raffreddamento è molto ampia. In pratica si può lavorare sia sulla faccia superiore sia sulla faccia inferiore. Allora, come è fatta la sequenza degli strati? C'è un contatto in basso di tipo N+, immaginiamo di considerare un transistore NPN, che è insomma, il tipo più adoperato. Poi c'è una zona tipicamente ottenuta per crescita epitassiale di tipo N-, questa è, anche in questo caso si chiama regione di deriva, è analoga alla regione di deriva che abbiamo visto per i diodi di potenza. Poi c'è una regione, ecco, la regione N- è tipicamente drogata, fate conto 10 alla 14 cm meno 3, molto poco drogata. La base è abbastanza poco drogata, diciamo 10 alla 16 cm meno 3, e poi c'è il pozzetto di emettitore, quindi una diffusione tipo N+. Questo è un 10 alla 19, ok? Gli N più sono, diciamo, circa 10 alla 19 centimetri a meno 3. Quindi qua c'è il contatto di
mietitore. In generale viene usata una prima metallizzazione per fare i contatti di base, un po' tutto intorno, anche questa di qua è la base, quindi la segno in rosso, questo qui è la base. Poi viene fatta una deposizione di ossido per l'isolamento in questo modo, e poi viene effettuata la seconda metallizzazione col contatto di emettitore. Quindi insomma, il contatto di emettitore spesso è fatto così. Questo qui è l'emettitore. Quindi, diciamo, in una sezione successiva, a un certo punto la metallizzazione della base viene tirata via e portata all'esterno. Invece tutta la parte inferiore viene utilizzata per il contatto di collettore. Quindi tutto il piatto posteriore viene usato per collettore, ed è molto pratica la cosa per il raffreddamento del dispositivo, perché il posto dove viene, cioè la regione dove viene dissipata più potenza, più energia, è la regione collettore, e lì si ottiene un raffreddamento molto efficace. Allora, ricapitolare un attimo quello che abbiamo detto: struttura verticale, mi consente di ottenere alta sezione di conduzione, bassa resistenza serie. Lo scrivo giusto come appunto, no, velocemente, intanto l'ho detto in modo più esteso, e anche bassa resistenza termica. Questa regione qua, come dicevo, si chiama regione di deriva, e ha quindi drift region, no? Regione di deriva, e ha esattamente lo stesso compito che aveva la regione di deriva nel bipolare, perché quando il transistore è in zona attiva diretta, la giunzione base collettore polarizzata inversamente, la massima tensione che può sopportare la giunzione base collettore dipende dallo spessore della regione di deriva. All'incirca, vi ricordate, supponendo che la regione di deriva sia così poco drogata che il campo non venga schermato, quindi sia all'incirca costante nella regione di deriva, la massima tensione tra base e collettore che può essere applicata prima del breakdown al transistore è pari al campo di rottura per lo spessore della regione di deriva. Esattamente la stessa considerazione che abbiamo fatto nel caso dei bipolari. Quindi quello spessore là mi determina la tensione di breakdown, e tipicamente è uno spessore insomma, di qualche micron fino a qualche centinaio di micron, quindi come ordine di grandezza diciamo 10-100 micron. Quindi abbiamo chiamato D nel caso dei diodi, chiamiamo D questo spessore anche in questo caso. E all'incirca la tensione di breakdown è uguale allo spessore D per il campo di breakdown del silicio. Va bene? Allora, è importante notare questo, che nella pratica il transistore bipolare di potenza blocca, come si dice, soltanto in una direzione. Quindi se la tensione collettore, la VCE, è diciamo elevata, il transistore di potenza riesce a mantenersi nello stato off,
sempre che lo spessore della regione vivere sia sufficientemente elevata. Se la tensione viene applicata nell'altra direzione, invece, cosa succede? Immaginate che abbia, immaginate di essere in una situazione in cui la VE sia maggiore della VC. Che cosa succede? Il transistore è polarizzato in zona inversa, quindi è la giunzione base-emettitore ad essere polarizzata inversamente, ma vedete bene, la giunzione base-emettitore non riesce a sopportare una tensione molto elevata, perché è una giunzione molto più drogata, quindi raggiunge il campo di rottura alla giunzione per tensione applicata è molto più piccola. D'accordo? Quindi il bipolare di potenza è pensato per bloccare, si dice bloccare soltanto in una direzione. Se vado a rappresentare la corrente e la VC su questo piano, corrente VCE, le condizioni di funzionamento del transistore bipolare, ecco, mettiamo il simbolo in modo da avere un riferimento chiaro. In condizioni off, il transistore riesce a bloccare tensioni elevate fino a una tensione di breakdown VBD molto elevata. Questo è il transistore off. La VBD è determinata dallo spessore della zona di deriva. Nell'altra direzione questa giunzione si rompe subito. Tenete presente, vedendo questi numeri che ho indicato, è circa due ordini di grandezza più bassa la tensione di breakdown, perché nel caso della giunzione base-collettore la zona di svuotamento si propaga tutta nella regione di deriva, che è drogata a 10 alla 14. Nel caso della giunzione base-emettitore la zona di svuotamento si propaga tutta nella base, che è la zona drogata di meno, ma è drogata a due ordini di grandezza sopra. Quindi il campo massimo, il campo di rottura, si ottiene per tensioni circa due ordini di grandezza sotto. Okay? Quindi se facciamo una cosa ideale, non blocca tensioni negative. Tensioni negative passano. In conduzione, in una situazione di genere, la corrente passa preferibilmente in una direzione. Quando il dispositivo è on, polarizzo in zona di saturazione il bipolare, la corrente passa in questa direzione. Con la giunzione base-emettitore polarizzata direttamente, la corrente è soltanto positiva. D'accordo? In generale, se voglio far passare la corrente nella direzione negativa, in conduzione, come se fosse proprio un cortocircuito, ho bisogno di aggiungere il cosiddetto diodo di ricircolo, un diodo in parallelo tra collettore e emettitore che faccia passare la corrente in direzione opposta. Giusto per farvi ora... Diodo di ricircolo lo vedete più che dal punto di vista del dispositivo, dal punto di vista circuitale nell'impiego, ma si mette così in parallelo tra collettore e emettitore nella direzione opposta, cioè è molto utile nella realizzazione di inverter soprattutto, e mi consente il diodo di ricircolo di far passare la corrente nell'altra direzione. D'accordo? Ma non è il transistore che la fa passare, è il diodo. Ultima considerazione che voglio farvi, visto che ho questo disegno, riguarda la base. Allora, lo spessore della base nei diodi di potenza non è piccolo. Ok? Quindi questo spessore qui, vediamo un po' se questo spessore, è qualcosa come 5-10 micron. E anche il drogaggio non si riesce a far più piccolo di così. Quel 10 alla 16 è il più piccolo possibile nella pratica. È quello che si cerca di fare, più piccolo possibile. Però più piccolo di 10 alla 16 non riesce. Perché io credo sia importante fare queste considerazioni, perché sono considerazioni di base che hanno delle implicazioni sul funzionamento del dispositivo finale e poi sull'uso del dispositivo all'interno del sistema. Okay? Quindi mi mantengo a livello qualitativo, però diciamo è importante per me sottolinearle tutte. Allora,
come vi dicevo prima, immaginiamo di applicare un'attenzione VCE positiva col transistore interdetto, no? Quindi siamo in condizione di blocco, interruttore aperto. La giunzione base collettore è polarizzata inversamente e, per come sono i drogaggi, la maggior parte della caduta di potenziale avviene nella regione di deriva, d'accordo? Questo è vero, parte però avviene anche nella regione di base, cioè, all'incirca, se ricordate, la profondità della zona di svuotamento in una giunzione PN polarizzata in inversa è inversamente proporzionale al drogaggio, d'accordo? Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio è 100 micron lo spessore della regione di deriva e la regione di svuotamento prende tutta la regione di deriva, con questi numeri un micron cade nella regione di base, d'accordo? L'estensione della regione di svuotamento in base è circa un micron, perché il rapporto tra i due drogaggi è 100, va bene? Se la regione di base, come spesso la regione di deriva, come spesso succede, è in condizione di punch through, quindi si estende anche nella regione N+, questo vuol dire che la regione di svuotamento nella zona P penetra più di un micron, e per questo motivo la base deve essere più grande di un micron, quindi deve essere almeno qualche micron, in modo da non svuotarsi completamente. Ricordate, cosa succede se la base in un transistore bipolare si svuota completamente? Si ottiene quella condizione che si chiama punch through, e abbiamo una situazione di breakdown istantaneo, cioè la base non blocca più il trasporto di elettroni dall'emettitore al collettore perché è completamente svuotata, d'accordo? Quindi c'è bisogno di avere la base di qualche micron, e la base di qualche micron si paga in termini di beta ridotto. Infatti beta dei transistori di potenza tipicamente va a un numero di solito inferiore a 10. D'accordo? Un beta per un transistore segnale, sapete benissimo, è 100, 200, 300, insomma a seconda dei casi, perché la base è tipicamente inferiore a 0 micron come spessore. In questo caso abbiamo una base che è quasi 100 volte più grande e il beta crolla. Va bene? Quindi spessore della base, lo appunto anche qua così rimane una traccia scritta, spessore della base è 5-10 micron per evitare punch through. Questo fenomeno si chiama punch through, a volte viene chiamato anche reach through quando la base si svuota completamente. Ve li indico in tutti e due modi perché magari può darsi che in un libro lo troviate indicato diversamente, e quindi il beta F è minore di 10. Questa è una differenza sostanziale rispetto a un transistore di segnale. Va bene. Dal punto di vista della geometria c'è un'altra cosa da aggiungere, e magari mi aiuto con un altro disegno, però ve la faccio osservare qua. Dunque, se noi vogliamo ottenere un transistore bipolare con una sezione molto grande, possiamo immaginare di prendere questo dispositivo e aumentarne la sezione. C'è una controindicazione nel fare questo, che è legata al fatto che se aumento la sezione molto e ho l'emettitore al centro e la base periferica che gira tutto intorno al dispositivo, no? Come ho disegnato, aumentando molto la dimensione del dispositivo aumento molto anche la
resistenza di dispersione in base, perché per arrivare dal contatto di base fino alla parte, lo disegno qua, fino alla parte interna del dispositivo, c'è un percorso da fare in una regione a bassa resistività ed è un percorso che ha una sua resistenza che vedo come RB del transistore, d'accordo? Generale RB, sapete, da un lato mi causa dissipazione, mi riduce la polarizzazione del transistore, tipicamente mi peggiora il funzionamento anche degli effetti che vediamo tra un attimo negativi dal punto di vista della deriva termica. Quindi ho tutto l'interesse a ridurre la regione di base. Allora, come si fa a mantenere alta la sezione avendo una bassa resistenza di dispersione in base? Si usa una struttura a celle. Invece di fare un unico transistore come questo, gonfiato, diciamo molto più grande, se ne fanno tanti piccoli come quello che ho rappresentato, messi in parallelo sulla stessa fetta, in modo da avere dei percorsi dalla base del contatto, diciamo, alla base intrinseca del dispositivo, molto piccoli. Bene, quindi la sezione tipica è una sezione a multi emettitori fatta così. Dunque, geometria a multi emettitori o emettitori multipli. Ho in pratica base ed emettitore interdigitati. Quindi mi viene una cosa che assomiglia a questa. Io ho il collettore, la regione N+, la regione N- di deriva, poi la base e poi ho una situazione del genere. In pratica ho un emettitore, un altro emettitore, un altro emettitore. Per comodità lo faccio tutto linearmente, in realtà vista dall'alto è una matrice bidimensionale. E poi qui c'è la base, quindi ho le basi, i contatti di base messi in questo modo. Con un primo livello di metal. Poi sopra c'è uno strato di isolante che viene deposto qua sopra. Faccio un periodo, insomma la struttura si ripete periodicamente, e poi qua c'è invece lo strato di emettitore, una metallizzazione superiore per fare l'emettitore, in questo modo. E quindi quello che vi ho rappresentato nella figura precedente non è nient'altro che una cella che viene ripetuta periodicamente. Quindi nell'esempio che vi dicevo prima di transistore che prende tutto un wafer, in realtà poi un singolo transistore è fatto da, per esempio, un migliaio di celle elementari in parallelo. Quindi ho 1000 basi e 1000 emettitori, ecco. Sono numeri in pratica molto elevati. Poi, diciamo, con il progresso della tecnologia questi numeri diventano sempre più grandi. Si cerca di realizzare le celle più numerose e più piccole possibili. Quindi questi sono gli emettitori, queste sono le basi. Chiaramente non si vede su un piano posteriore, poi tutti i contatti di base sono messi insieme. D'accordo? Dov'è il vantaggio? In questo caso che il percorso tra il contatto di base e la base intrinseca, vedete, è molto più piccolo che nel caso precedente e quindi riesco ad avere RB piccole. Non è l'unico vantaggio, un altro vantaggio lo vediamo più avanti. Comunque, ricapitolando, la soluzione multi emettitore riduce
la RB del transistore ecco, questo però vale la pena dirlo subito, si riduce anche il fenomeno di, si chiama in inglese current crowding, current crowding vuol dire letteralmente affollamento della corrente. Che cosa vuol dire? Se io vado a tracciare le linee di flusso della corrente, immaginate com'è la situazione, andiamo nel dispositivo di prima dove l'effetto è molto evidenziato, vedo le linee di flusso della corrente, che cosa ho? Ho al centro che la corrente scorre in questo modo e poi man mano che mi sposto in periferia ho questo effetto, vedete? In pratica la corrente che passa di qua si affolla all'angolo, perché poi l'emettitore ha una sezione più piccola del collettore. Questo affollamento è quello che si chiama, questo affollamento delle linee di flusso della corrente si chiama letteralmente current crowding. Che effetto ha? L'effetto è chiaramente, se le linee di flusso della corrente sono affollate, vuol dire che la densità di corrente è più alta lì, e quindi localmente in quei punti si dissipa una maggiore potenza e quei punti cioè si riscaldano maggiormente. Va bene? Quindi lì ho un riscaldamento locale che può creare problemi. Per che tipo di problemi? Voi sapete che due diodi in generale, vabbè, ve lo spiego in termini generali, probabilmente l'avete già osservato il fenomeno, sapete che due diodi in parallelo non si mettono, no? Qual è il problema? E questa è esattamente la stessa cosa, perché io praticamente posso immaginare quel dispositivo come tanti dispositivi elementari in parallelo. Qual è il problema? Se ho current crowding posso facilmente avere una fuga termica del dispositivo, perché la corrente che passa in un transistore bipolare è una corrente di diffusione. Se ho un affollamento delle linee di corrente intorno a quel punto si scalda di più, la costante di diffusione in quel punto aumenta localmente, quindi localmente a parità di polarizzazione aumenta la corrente in quel punto, ok? Aumenta quindi la dissipazione di energia in quel punto, aumenta la temperatura in quel punto e questa è la reazione positiva che si innesca. Quindi quel punto parte con l'essere un pochino più caldo, il fatto che sia più caldo fa sì che aumenti la costante di diffusione, passi più corrente e quindi si scaldi ancora di più, a un certo punto quel punto brucia, raggiunge un punto, una temperatura eccessiva e il dispositivo si rompe in quel punto. D'accordo? Come posso fare per evitare questo effetto? Non lo posso mai evitare totalmente, lo posso mitigare, per esempio, evitando un affollamento così pronunciato. Se invece avere un dispositivo grande con una curvatura molto pronunciata, faccio tante celle in parallelo, in ogni cella l'effetto di current crowding è molto ridotto perché la corrente totale che passa in quegli angoli è limitata. Quindi si riduce l'effetto di current crowding e questo vuol dire che si mitiga il rischio di fuga termica nei transistori bipolari di potenza. Il rischio di fuga termica è molto più pronunciato che nei transistori di segnale, perché chiaramente le potenze in gioco sono più elevate, le dimensioni sono molto più grandi, anche le disomogeneità di temperatura, di densità di corrente sono molto più pronunciate, perché il dispositivo è più grande, d'accordo? Infatti nei transistori di potenza esiste una modalità di breakdown specifica che si chiama breakdown secondario e che è esattamente dovuto alla fuga termica, ok? Quindi lo vediamo più in dettaglio quando vediamo le caratteristiche, ma la fuga termica prima o poi si innesca in un transistore di bipolare potenza, l'effetto può essere soltanto mitigato e dà luogo
al breakdown secondario, diciamo che dà luogo al cosiddetto breakdown secondario. Che cos'è questo breakdown secondario? Beh, a un certo punto immaginate, nel disegno che vi ho fatto, io posso cercare di mitigarlo quell'effetto, ma a un certo punto, aumentando la corrente, si arriverà a una situazione in cui localmente c'è un punto che si scalda eccessivamente e parte in fuga termica. Succede per forza, arriverà il momento in cui aumentando la corrente quell'effetto lo vedo, no? Quindi posso mitigarlo con le celle, ma non lo elimino completamente mai del tutto, perché anche se faccio delle celle c'è per forza una certa disomogeneità nella densità di corrente nel dispositivo. Qui agli angoli sarà sempre un pochino più alta che altrove e quindi a un certo punto si innescherà. D'accordo? Bisogna tenerne conto, è indicato in modo molto esplicito nei datasheet ed è una, chiaramente una situazione di funzionamento da evitare. Ok, allora andiamo avanti su un altro punto. Quindi abbiamo visto questa geometria dei bipolari di potenza verticale. C'è un'altra cosa che è interessante vedere insieme, che è la geometria Darlington del bipolare. Voi probabilmente avete sentito parlare già di bipolari tipo Darlington. La prima volta che sentite il nome? No. Ok. Non sono molto utilizzati per il segnale, per cui di solito vengono citati a dispositivi elettronici o elettronica e poi vengono utilizzati praticamente mai. Perché? Perché in pratica è una tipologia di bipolari, in realtà è un, diciamo, una via di mezzo tra un dispositivo e un circuito, un Darlington, che è un insieme di due bipolari, e che però viene utilizzato soltanto in applicazioni di potenza, per cui già questa è la sede opportuna per guardarlo un pochino più in dettaglio, cercare di capire come è fatto. Ci sono due aspetti da considerare. Perché si usa? Si usa essenzialmente in applicazioni di potenza per aumentare beta, perché beta viene troppo basso, in molti casi circa 10, specialmente se devo gestire e controllare correnti elevate, non so, di 100 A, non posso adoperare una corrente base di 10 A, ok? È comunque una corrente eccessiva da fornire. Ho bisogno di aumentare il guadagno di corrente del bipolare. E questo è il motivo, quindi è legato al basso beta F. Il basso beta F è un problema dei circuiti dei dispositivi di potenza. Allora, come è fatto Darlington? Voi lo conoscete. Darlington idealmente è fatto così: sono due transistori, di cui uno si chiama drive e l'altro si chiama master. Per drive è questo qua, quello che fa da pilotaggio dell'altro transistore che fa da master. Il circuito è questo qua, quindi visto così è più un circuito che un dispositivo. Poi nella pratica è realizzato in un modo che somiglia più a un dispositivo che a un circuito. Allora questo è la forma principale. Io ho due beta differenti, chiamiamo BD il beta del driver e BM il beta del master. Che cosa succede? In pratica, se vado a vedere il rapporto tra C e B, il guadagno di corrente è all'incirca pari al prodotto BD per BM. Per quale motivo? Perché questa corrente, vedete, è IB per beta D più 1, IB per beta D più 1, e quindi la corrente di collettore è pari alla somma delle due correnti di collettore. La prima è beta D per IB più la seconda è beta M per la corrente di base del master, quindi viene beta M per beta D più 1 per IB. Quindi quando vado a fare IC sui B mi viene
il beta equivalente del Darlington ed è quindi un beta m per beta d, che è il termine principale, più beta d più beta m. Va bene? Quindi se per esempio i due beta sono circa 10, si riesce a ottenere un beta totale di un centinaio. Okay. Questo è semplicemente il motivo per cui si usa un Darlington. Dal punto di vista della realizzazione, anche Darlington vengono tipicamente realizzati in struttura verticale. Quindi si mette il collettore sotto, poi si fa la regione di deriva, poi c'è la zona di tipo P, qui in generale c'è un pozzetto di più, diciamo questa è la base. Poi si fa questa operazione per separare il bipolare driver dal master, si fa uno scavo qua che si riempie con ossido, quindi questo si fa in modo da separare in due parti differenti le due regioni tipo P, in modo da fare le due basi diverse. Qui si fa il primo emettitore. Questo qua N più è l'emettitore del driver. Di qua si fa una diffusione tipo P+. Questa diffusione serve semplicemente a migliorare la qualità del contatto. Qui abbiamo sempre il solito isolamento. Il colore non è proprio bello, ma diciamo questo qui che ho fatto a tratteggio è ossido. No? Viene fatto uno scavo e poi viene inserito l'ossido. Vedete, questo qua fa il collegamento dell'emettitore con la base del secondo. Quindi questa è la base del master, questo è l'emettitore del driver. È questo percorso qui, no? Vedete? A un certo punto questa è la base, i due collettori sono in parallelo ed è un'unica regione, e poi qui c'è l'emettitore del master. Quindi i contatti esterni sono 1, 2 e 3. Va bene? Quindi viene realizzato come fosse un unico dispositivo, come vedete. Notate bene anche questa cosa, abbastanza chiara. Praticamente le due basi sono uguali come spessore, quindi anche se il driver è un transistore che gestisce una potenza molto inferiore al master, il beta e il driver, il beta e il master sono uguali, praticamente sono fatti uguali i dispositivi. D'accordo? Poi, ora, questo è un disegno un po' di principio, di solito la sezione in cui passa la corrente del master è più grande di quella del driver, perché deve guidare più corrente, e anche in un Darlington si usa una struttura a celle in modo da replicare questa struttura n volte in parallelo. Scusi, prego. La sezione della base del master, diciamo, di solito si fa in modo che la sezione del master sia più grande, sì, l'emettitore essenzialmente, perché la corrente è proporzionale alla sezione dell'emettitore. Quindi diciamo il transistore, se guardiamo il transistore intrinseco, come si dice, no? La zona in cui si ha l'effetto di guadagno di corrente, quella del master è questa,
questo è il master in pratica, no? Collettore, base, emettitore, va bene? Quella del driver è essenzialmente questa qua. Se guardo la barretta che ha il funzionamento del transistore, giusto? Nella pratica si fa in modo che la sezione del master, la sezione in cui passa la corrente, sia più grande di quella del driver, in modo da poter far passare una corrente che è circa 10 volte più grande, senza che si abbia densità di corrente eccessive. Allora, come dicevo, questa soluzione consente di ottenere circa 100 come come beta. Si paga qualcosa, ok? Dov'è che si paga? Qual è lo svantaggio di un dispositivo del genere? Diamo un'occhiata un attimo, e qui c'è uno svantaggio abbastanza evidente. Se guardate i transitori, ok? Anche qua, quando si guarda i dispositivi di potenza, bisogna prestare sempre un occhio particolare ai transitori, perché sono quelli, i transitori di accensione e spegnimento, sono quelli che fanno, diciamo, la fortuna del dispositivo, perché sono legati al consumo reale del dispositivo. Allora, guardate, qui c'è un piccolo problema, perché in accensione va bene tutto. In pratica, quando accendo e polarizzo il driver, inizia a passare la corrente di emettitore, la quale a sua volta accende il master, va bene? Quindi questi si accendono in sequenza, prima il driver e poi il master, ma può essere un effetto sufficientemente rapido. È sempre più lento che un singolo transistore, perché ne devo accendere due in cascata, ma insomma non cambia moltissimo. Il problema è sullo spegnimento, perché vedete, se io metto una tensione negativa sulla base per spegnere il Darlington, immaginate che io spenga e porti in interdizione il primo bipolare. Quando spengo il primo bipolare, così non ho più modo di spegnere il secondo. Non applico una tensione negativa sulla base del master, non tiro corrente via dalla base del master, e lo devo fare per spegnere un bipolare, ma semplicemente stacco. A questo punto, questo vuol dire che il transitorio spegnimento viene lunghissimo, perché la carica in eccesso dentro la base del master, immaginate, magari era in saturazione, facilmente era. Adesso devo portarlo dalla saturazione all'interdizione, devo levare tutto l'eccesso di carica che c'è dentro, e non lo posso togliere dalla base, devo aspettare che se ne vada per conto proprio, ci mette una vita, ok? Un tempo particolarmente lungo. A cosa si fa? Di solito si aggiunge un diodo che serve così, apposta per lo spegnimento. Chiamiamo D1. D1 serve per spegnere, come dire, per applicare una IB minore di 0 al master. In questo modo, quando applico una tensione negativa sulla base, D1 si polarizza direttamente e D1 succhia corrente alla base del master, lo spegne più facilmente. In realtà questo si riesce a fare anche qua direttamente, perché che devo fare io per togliere corrente alla base del master? È questa. In generale, ora il disegno non è venuto particolarmente felice, qui se ci fosse spazio io potrei fare una diffusione di tipo N più qua dentro e collegarla alla base. Dovevo lasciare un po' di spazio, non ci ho pensato, lo faccio... andrebbe fatto qui. Vabbè, lo faccio qui, ora lo faccio stretto in modo non particolarmente bello, però vedete, se io faccio questa operazione, cosa metto? Ho messo esattamente la giunzione PN che forma D1, questo è D1, e poi ho messo in parallelo il catodo di D1 con la base. Quindi normalmente D1 è polarizzato in inversa, quindi non mi dà fastidio. Soltanto quando ho lo spegnimento applico una tensione negativa alla base, polarizzo D1 e inizio a levare carica di qui, d'accordo? Quindi questo si realizza direttamente su silicio. Ok, va bene, questa qui
visto che poi rimangono lucidi da solo, questa è una protrusione dell'ossido. Questo è molto importante, deve arrivare fino alla zona N- perché deve isolare le due regioni P, perché le due regioni P ovviamente saranno a tensione distinta. Okay? Mentre i collettori sono a comune, le basi sono completamente separate. Oltre a questo, di solito c'è di nuovo il diodo di ricircolo, che tipicamente viene applicato separatamente. Okay? C'è anche un D2, che è meno critico, diciamo, questo sotto c'è in tutti i transistori, è il diodo di ricircolo. Ok, allora cerchiamo di mettere insieme un po' tutto quello che abbiamo visto. E vediamo come appaiono le caratteristiche di uscita. Allora, ci sono due, anzi tre direi, linee di riferimento che si vedono abbastanza evidenti. Una linea così, che è la condizione di saturazione. Ne faccio a tratto più sottile, giusto per far vedere. Poi c'è una linea qua, così, con una pendenza inferiore, che separa una condizione cosiddetta di quasi saturazione da una condizione di zona attiva. Adesso vediamo di che si tratta. E poi c'è un'altra linea più o meno verticale che ho andato io. Un'altra linea verticale che mi indica una condizione di breakdown. Ma in pratica le caratteristiche di uscita sono fatte così. C'è qua la zona di breakdown. E questa è una tensione indicata qua sopra come VBD sus. Questa è una condizione di zona attiva diretta. Poi questa è una condizione di quasi saturazione che non avete mai visto, credo, perché è una zona caratteristica di funzionamento dei dispositivi di dei bipolari di potenza, e poi c'è una zona di saturazione. Allora si tratta di capire un po' meglio che cos'è questa quasi saturazione. Allora, le caratteristiche di solito sono fatte così, me ne traccio a tratto spesso adesso, si sale come una situazione di saturazione, poi c'è una zona a pendenza più bassa della saturazione ma ben più alta della zona attiva diretta, poi c'è una zona orizzontale come si addice alla zona attiva diretta, e poi qui c'è il breakdown e le correnti salgono. Questo è per una certa corrente di base, no? Cambiando corrente di base la situazione viene abbastanza simile. C'è la zona di saturazione, poi qui cala la pendenza, poi c'è, questo ho fatto male, mi trema la mano,
c'è la zona di saturazione, poi quasi saturazione, poi qui c'è una zona piatta. Poi sale. Ne faccio un'altra, insomma avete capito qual è il gioco. Faccio un'altra ancora qua. Chiaramente queste curve sono, danno in questa direzione per i B crescenti, va bene? Se prendo i B uguale a 0, cioè spengo proprio la base, quello che succede è che per i B uguale a 0 la corrente collettore è praticamente sempre 0. Ora magari non viene bellissima a disegnare perché sta sopra l'asse, però c'è un effetto che è interessante che viene indicato in tutti i datasheet, che è la tensione breakdown avviene a una tensione più alta. Questo valore qui si chiama di solito VC e 0. Per tensioni negative, la corrente per corrente questa avviene questa scusate, la curva per i B uguale 0. Questa è la curva per i B uguale 0. Poi c'è una curva anche per i B minore di 0, che si ottiene quando il collettore è aperto, quindi a E uguale 0, ed è una curva che viene indicata perché è ancora più interessante, fa così. Questa qui è per IB minore di 0, questo punto si chiama VCB0 e viene indicato nelle caratteristiche. Ora questo, se avete visto un datasheet, anche nel datasheet di BGT di segnale viene indicato, nei maximum ratings che c'è in prima pagina. Sono due punti leggermente diversi. Ora vediamo un pochino perché. Allora, visto che stiamo parlando di questo, concentriamoci sul breakdown. Quella VB di SUS è la quantità di breakdown che serve, no? Tipicamente a quella tensione, quando passa una corrente non trascurabile, il dispositivo si rompe, okay? Cioè si rompe, c'è breakdown, passa corrente. In pratica vuol dire facilmente come dire, il danneggiamento completo del transistore, perché immaginate se avviene un breakdown a un certo livello di corrente, la potenza dissipata è elevata e il dispositivo si surriscalda e si danneggia in modo irreversibile. Quella VB di SUS è praticamente la quantità, la tensione breakdown che abbiamo detto prima, cioè lo spessore della zona di svuotamento per il campo di rottura. Ok? Le altre due condizioni sono condizioni particolarmente vantaggiose dal punto di vista del breakdown. La VC è 0 è quella che si ottiene a base nulla. Che cosa succede? Beh, un esercizio abbastanza facile da fare, che non voglio fare qua con voi, però se prendete il modello di Ebers e Moll e imponete i B nulla, vedete che passa nel transistore soltanto una cosa che è all'incirca una corrente di saturazione inversa del diodo di collettore. Quindi la corrente di collettore è effettivamente minimizzata e si ritarda l'innesco della moltiplicazione a valanga che causa la rottura della giunzione. Ok? Quindi per questo motivo, poiché con la corrente di base a zero viene molto soppressa la corrente di collettore, si ritarda l'innesco della moltiplicazione a valanga e quindi si aumenta la tensione di breakdown. Bene? Per questo viene indicato. L'altra situazione, quella che viene indicata con VCB0, cioè con IB negativa, è una situazione in cui la corrente di emettitore viene azzerata. Per questo motivo la corrente entra al collettore e esce dalla base, per cui la IB viene negativa. In quella situazione, se andate a fare i conti la corrente di collettore con modello di Ebers e Moll, viene la corrente circa un fattore beta più bassa che nel caso di B nulla e quindi viene ulteriormente ritardato l'innesco della moltiplicazione a valanga, per cui aumenta ancora la tensione di breakdown. D'accordo? Quindi faccio un appunto sulla lavagna.
Allora, VBD SUS è la tensione breakdown con, diciamo, il B maggiore di 0, va bene? VCE0 è la tensione breakdown con i B uguale a 0. Qui c'è un primo ritardo della moltiplicazione a valanga. Vabbè, no, troppo, se faccio troppe abbreviazioni poi non ci si capisce, della moltiplicazione a valanga. VCB0 è la VBD, la tensione breakdown con i E uguale a 0, indichiamo qui ulteriore ritardo della moltiplicazione a valanga. Ripeto, perché la corrente in ogni caso è ritardata, perché la corrente di collettore è decrescente dal primo caso all'ultimo caso. Perché si indicano? È una cosa molto particolare. Perché si indicano? Perché un bipolare di potenza, io lo uso, vi ricordate il disegno che vi ho fatto prima, sui due assi. Quando sono in blocco sono a corrente nulla, e quindi sono sull'asse delle ascisse. Quando sono in conduzione sono all'incirca sull'asse delle ordinate. Per cui nella pratica mi è molto più utile, se sono in condizione di blocco, sapere quant'è la VC0 e quant'è la VCB0 che la VBD SUS, perché quella è la tensione di breakdown rilevante in quel momento. Va bene? Non ci si gioca troppo, perché chiaramente si cerca sempre di avere un po' di margine di sicurezza, però è importante saperlo che c'è un po' di margine di sicurezza intrinseco per il fatto che in quelle condizioni il breakdown è un po' ritardato. D'accordo? Ok, questo aspetto è detto. Di qua, quasi saturazione. Allora, ecco questa curva qui, questo breakdown è quello che si chiama breakdown primario, è breakdown della giunzione base collettore. Vi ricordate, prima vi ho citato il breakdown secondario, che si chiama secondario per distinguerlo da questo. Questo è il breakdown dovuto a moltiplicazione a valanga, ok? Chiaramente i drogaggi sono bassi, quindi il meccanismo di breakdown è per forza moltiplicazione a valanga. Ok? Ricordo, giusto per un concetto che può essere rimasto un po' indietro, i dispositivi di elettronici. Vi ricordate, una giunzione PN può avere breakdown per due meccanismi diversi: il meccanismo Zener, il meccanismo di moltiplicazione a valanga. Il meccanismo Zener avviene per drogaggi elevati e a tensioni relativamente basse, quindi 2, 3, 4 volt. Il meccanismo di moltiplicazione a valanga avviene per drogaggi bassi e quindi tensioni elevate. Nel dio di potenza è il caso che ci interessa. Allora, volevo fare la quasi saturazione prima, visto che siccome mi serve fare un disegno in più per la quasi saturazione, rimango un attimo su questo e vi faccio vedere dove sta il breakdown secondario, così completiamo. Il breakdown secondario avviene all'incirca qua, cioè quindi qui c'è una zona di rottura, fatto più o meno così, a volte un pochino più curvo, ma insomma non ci interessa il dettaglio. Questa è la curva del breakdown secondario. Non mi dilungo più di tanto. Qui che cosa succede? Vi ricordate? Abbiamo che all'aumentare della corrente si arriva a un punto in cui localmente c'è un riscaldamento e il dispositivo va in fuga termica, un riscaldamento eccessivo e il dispositivo va in fuga termica. A quel punto localmente si rompe. Questo è proprio reversibile, c'è una, a volte c'è proprio una fusione locale del materiale. Ok? Quindi le caratteristiche sono, non è esattamente limitato dalla corrente, abbastanza limitato dalla corrente, in realtà, diciamo, se le tensioni VC applicate sono più alte, la corrente a cui avviene il breakdown secondario tipicamente è un po' più piccola.
quindi questa è una curva che è quasi orizzontale, ma insomma c'è una leggera pendenza, a volte non è proprio lineare, è un pochino curva, bisogna vedere le caratteristiche, però diciamo per ora per noi è importante il concetto. È molto importante perché questo in pratica mi limita la massima corrente d'utilizzo del dispositivo. Cioè non è una cosa, non è uno sfizio che vi racconto, è un aspetto che limita la massima corrente di funzionamento. Allora, quindi le caratteristiche sono fatte così, andando in su, in pratica io ho un effetto di questo tipo, quindi queste si bloccano, si fermano qua, perché poi c'è la rottura, quindi sopra questa curva non si va, va bene? Questo ve lo ricordo, c'è la fuga termica. Ok, adesso ci guardiamo un attimo che cosa succede in quasi saturazione. Noi questo non l'avevamo mai visto finora, perché compare soltanto nei dispositivi di potenza. A che cosa è legato? È legato a quell'aspetto che vi dicevo all'inizio, che nei bipolari di potenza siamo in condizioni di alta iniezione nella base, e l'alta iniezione è la presenza della regione di deriva, la combinazione di queste due cose che mi causa questo comportamento di quasi saturazione. Vedete, è particolarmente brutto quel comportamento, perché non sono in saturazione, non posso considerare il dispositivo come un circuito chiuso, sì, come un cortocircuito, ma non posso neanche considerarlo come un generatore di corrente, controllato in corrente. Okay. Cosa? Vediamo un po' la situazione di alta iniezione, perché è una condizione di funzionamento con cui non avete particolare confidenza. Allora, voi sapete questo, che se io faccio il grafico della beta F in funzione dell'IC in un transistore bipolare, si ottiene un andamento che è crescente, quindi beta F migliora se aumento la corrente di collettore fino a un certo punto. Poi c'è un massimo e poi scende. Questo anche quando avete fatto gli esercizi, insomma, avete preso il datasheet dei dispositivi di bipolari di segnale, insomma l'avete notato, è fatta così la caratteristica. Ecco, il cambiamento di pendenza è esattamente il passaggio dalla bassa iniezione all'alta iniezione. È lì che succede, quindi in condizioni di segnale si sta sempre da questa parte. Quindi questa è la bassa iniezione, dopo il massimo abbiamo l'alta iniezione. Questa è all'incirca la corrente massima, e diciamo che questo passaggio c'è quando si arriva a un ordine di grandezza sotto la corrente massima. Corrente massima, per esempio, può essere limitata dal breakdown secondario. Circa un ordine di grandezza sotto comincia a vedersi questo comportamento. Perché cala il beta? Il beta cala perché, vediamo se riesco a spiegarvelo senza fare un disegno. Innanzitutto, che cosa vuol dire alta iniezione? Immaginate un transistore NPN, in alta iniezione si iniettano dall'emettitore nella base talmente tanti elettroni da superare la concentrazione di idroganti nativa che c'è in base. D'accordo?
Perché, e quindi non valgono tutte le approssimazioni che fate in bassa iniezione, perché in bassa iniezione fate sempre l'approssimazione che a dispositivi elettronici la concentrazione di portatori iniettati in base sia molto minore di Na, per esempio. Quella permette di semplificare molto i conti. In questo caso non è più vero, ma che cosa succede? Vengono iniettati talmente tanti elettroni in base che viene sbilanciata la carica nella base. La carica diventa, scusate, la base tende ad avere una carica complessivamente negativa e questo fa sì che venga facilitata l'iniezione di lacune dal contatto di base, perché chiaramente diventando negativa attira le lacune. Cioè, la regione tende per le leggi elettrostatiche, qualunque regione tende a essere neutra complessivamente, perché come è sbilanciata verso segno positivo, verso segno negativo, attira portatori dell'altro segno. Quindi l'effetto, se io faccio il disegno del bipolare elementare, allora NPN, questi sono i contatti, qui vengono iniettati talmente tanti elettroni nella base. La base si carica negativamente e a questo punto attira la presenza di lacune che vengono iniettate nella base. A questo punto che cosa succede? Aumenta le lacune iniettate in base, questo è l'emettitore, questa è la base, questo è il collettore, passano per diffusione nell'emettitore, quindi incrementando la corrente di base. Va bene? Quindi, ricapitolando, in condizioni di alta iniezione, la presenza di molti elettroni in base causa un aumento della corrente di lacune. Quando vado a fare il beta, a calcolare il beta è il rapporto tra corrente di collettore e corrente di base, in pratica la corrente di base aumenta di più di quanto aumenta quella di collettore. La corrente collettore è fatta dalla diffusione di elettroni, la corrente di base è praticamente soltanto la diffusione di lacune dalla base all'emettitore, no? Questo effetto fa sì che alla fine poi aumenti più la corrente di base di quella di emettitore e per questo motivo il beta cala. Ok? Scrivo un attimo, la concentrazione di elettroni in base è così alta da causare l'aumento dell'iniezione di lacune dal contatto di base. Quindi aumenta la corrente di lacune tra base e emettitore. Questa è la IB. Voi sapete bene, no? La IB è determinata da due fattori, la corrente di lacune tra base e emettitore e la ricombinazione di lacune con elettroni in base. Questi sono i due effetti principali. Il primo, la corrente di lacune, è quello principale, quantitativamente è sempre più importante. Quindi un transistore è fatto bene, no? Quindi è molto piccola la corrente base, è chiaro che viene esaltata quando c'è questo effetto, aumenta in proporzione molto di più di quanto aumenta la corrente collettore, per questo il beta cala. Ok? Quindi questo è per focalizzare un attimo la condizione di alta iniezione. Vediamo adesso come questo si traduce in quel comportamento che abbiamo visto sulle caratteristiche di uscita, perché ancora il discorso non è come dire, automatico. Vediamo un attimo. Per vedere come avviene la quasi saturazione, ci conviene disegnare
uno schema di principio del transistore elementare, evidenziando la regione di deriva. Quindi mettiamoci in questa situazione. N più P N meno N più. Quindi questo è l'emettitore, questo è il collettore, questa è la base. Allora, vediamo prima in zona attiva diretta. Come è la concentrazione di elettroni portatori minoritari, quindi in base, è lì che mi interessa un po' di più. Dunque, questa è la base, questa è la regione di deriva, quindi questa è X, voglio andare a vedere N, ok? Però lo guardo soltanto nelle regioni in cui gli elettroni sono minoritari, altrimenti non mi importa il contatto. Allora, in zona attiva diretta, la situazione è questa che sapete, abbiamo una concentrazione massima qua, che poi scende e diventa praticamente zero, alla giunzione base-collettore. D'accordo? Quindi questi sono elettroni. Se ricordate, la VBE determina la concentrazione di elettroni alla giunzione, di cui viene 0. Io posso vedere la pendenza dal gradiente della concentrazione. La corrente lì è una corrente essenzialmente di diffusione, quindi quel gradiente mi dà la corrente. Bene, non faccio conti, faccio soltanto disegnini, cioè giusto per fissare il concetto. Ok, questo è la situazione normale. Se voglio aumentare la VBE, aumenterà la concentrazione di elettroni qua alla giunzione, quindi aumenterà la pendenza e di conseguenza aumenterà la corrente. Niente di particolare. Allora, in questa situazione la caduta di tensione tra collettore e emettitore a che cosa è dovuta essenzialmente? È dovuta in pratica a... avrò una VBE che sarà la VBE on e non mi devo... all'incirca è una quantità costante, va bene? Questi 0,7, 0,8 volt e via. Poi avrò la tensione inversa applicata alla giunzione base collettore, quindi la caduta di potenziale nella zona di svuotamento, questa la vedo, la chiamiamo VCB, questa è la caduta della zona di svuotamento. Poi la corrente passa attraverso la regione di deriva, che è bene rendere esplicita, perché nella regione di deriva ho una resistenza non piccola, il tratto è spesso e poco drogato, quindi dovrò anche mettere questa RD per IC. Quindi ho questi due termini: caduta in zona di svuotamento, VBE on, caduta resistiva nella regione di deriva. Quindi questa è la caduta di tensione nella regione di deriva. Io ho questi tre termini. Allora, questo qui è proporzionale alla corrente. Allora, torniamo un attimo indietro, vediamo se si capisce bene. Allora, io sono qua, va bene? Adesso, immaginiamo che sono qui, in zona attiva diretta. Adesso mi sposto, lo vedete il trattino? Mi sposto a parità di C verso VCE basse, per vedere di arrivare alla regione di saturazione. Cerchiamo di capire che cosa succede. Se diminuisco la VCE a parità di corrente,
che cosa sta succedendo? Guardate qua, in pratica di questi tre termini il primo e l'ultimo rimangono uguali, perché la IC è costante, la VBE on è costante, ora in generale possiamo anche trascurarla rispetto al resto, tanto è una corrente molto piccola, mi sta diminuendo la VCB, quindi mi sta diminuendo la caduta di tensione che causa lo svuotamento della regione tra base e collettore. A un certo punto arrivo ad una situazione in cui questa VCB è praticamente nulla. Vedete, quando VCE è, trascuriamo un attimo VBE on, quando VCE è circa RDC, praticamente la caduta di tensione in inversa sulla, sulla giunzione base-collettore è diventata trascurabile. Ok? Quel punto corrisponde al passaggio da zona attiva diretta a quasi saturazione. Cioè questa retta qui è una retta che ha una pendenza 1 su RD. La RD che vi ho fatto vedere un attimo fa. Quindi a questo punto abbiamo, trascurando la VBE on, per, questo è chiaramente approssimato il ragionamento, ma insomma, trascurando la VBE on, in pratica, in questo punto la caduta di tensione sulla regione di svuotamento tra base e collettore è diventata trascurabile. Ok? Ok, allora, che cosa succede? Perché il comportamento cambia? Perché a questo punto il profilo di carica non deve essere più come quello che ho rappresentato, ma può essere fatto in questo modo, ed è quello che avviene in quasi saturazione. Dunque, lo disegno qua, in pratica ho una situazione in quasi, questa è zona attiva diretta, va bene, in quasi saturazione, immaginiamo che la VBE sia uguale, quindi questa concentrazione all'incirca è la stessa, io mi trovo al fatto che non c'è niente che mi porti a zero la concentrazione di minoritaria alla giunzione, perché ormai non è più svuotata la giunzione base-collettore. La diffusione dei portatori minoritari continua anche nella regione di deriva. Ok? Quindi continua all'incirca linearmente, e vedete che in pratica la corrente, questa pendenza qui, è minore dell'altra. Dn su dx è minore che in zona attiva diretta, perché guardando questi due triangoli, i due triangoli hanno la stessa altezza, ma il secondo ha la base più ampia. D'accordo? Quindi, ricapitolando, quello che sta succedendo è che semplicemente si è allargata la base. Non c'è più uno svuotamento netto tra base e collettore lì alla giunzione PN- e quindi i portatori minoritari penetrano nella regione di deriva, il risultato netto si è ridotta la corrente. Per questo abbiamo quel calo di corrente a parità di B che vediamo in quasi saturazione. Va bene? Quindi zona attiva diretta, quasi saturazione, abbiamo una riduzione del beta, riduce la corrente di collettore. In questa situazione la corrente di base è tipicamente anche un pochino più grande, il rapporto tra corrente collettore e corrente di base è ridotto. Perché la corrente di base è un po' più grande? Perché la ricombinazione aumenta, perché la carica complessiva che c'è in base è aumentata, parità di tempo di vita, anche la ricombinazione aumenta. D'accordo? Quindi beta in quasi saturazione la corrente è ridotta e quindi anche il beta è ridotto. Tornando sulle caratteristiche, questo si vede bene, vedete, spostandomi in questa direzione la corrente cala. La corrente C, queste curve sono a parità di B, mi sono calate. Ok, quindi questo è il meccanismo. Continuando ad abbassare ancora VCE, alla fine si raggiunge saturazione completa. Saturazione è la condizione di saturazione che già conoscete. In pratica che cosa succede? Riducendo ancora VCE, io mi trovo in una situazione in cui
in pratica non arriva mai a essere zero. In pratica qui si sommano l'iniezione da parte dell'emettitore, come vi ricordate, all'iniezione da parte del collettore, per cui il profilo di concentrazione non va mai a zero, e questa sono nella classica situazione di saturazione. D'accordo? A quel punto il beta è ancora più basso, perché lì la corrente di base diventa effettiva. In questa situazione la ricombinazione in base diventa veramente rilevante, e sono in saturazione piena. Qui quello che succede in aggiunta è anche che abbiamo l'effetto di modulazione della conduttività. Ricordate quell'effetto che abbiamo visto nei diodi? A questo punto in saturazione piena avviene modulazione della conduttività. Ricapitolando, che cosa succede? La concentrazione di elettroni in base è molto superiore alla concentrazione di lacune che c'è nella base, diciamo, al naturale, in condizioni di non polarizzazione. Quindi la resistività della base della base estesa, quindi la zona base più regione di deriva, quella resistività viene a essere fortemente abbattuta. Quindi vuol dire la conduttività viene fortemente aumentata, per cui la caduta tra collettore ed emettitore in questa situazione di funzionamento, la caduta di tensione viene a essere fortemente ridotta. In pratica, se guardate l'espressione che ho disegnato prima, questa qua vale lo stesso, ma stavolta in condizione di saturazione l'RD è fortemente ridotta rispetto a prima, perché si è innescato il meccanismo di modulazione della conduttività. D'accordo? Per questo motivo, in pratica, mentre la resistenza di riferimento in zona di quasi saturazione è questa RD, quando siamo in saturazione piena abbiamo a che fare con una resistenza che è molto più bassa, perché come dire, abbiamo questo meccanismo di modulazione della conduttività. Quindi l'effetto da notare è che progressivamente dalla zona attiva diretta alla saturazione il concetto di base, il concetto di quello che per noi è la base, si estende. All'inizio la base è propriamente soltanto la regione drogata P, quando siamo in quasi saturazione la base progressivamente si estende fino a comprendere la base efficace, quella in cui abbiamo diffusione di portatori minoritari, progressivamente si estende fino ad abbracciare tutta la regione di deriva. E in saturazione la base effettiva del dispositivo è la somma della regione drogata P più la regione di deriva. Nonostante sia una base molto estesa, la resistenza è bassa perché abbiamo il meccanismo di modulazione della conduttività. Ok, va bene. Allora, per concludere, vediamo... Per concludere, sono andato lento, lo fa un po' di più. Per concludere, vediamo due meccanismi, vediamo due transitori di accensione e di spegnimento. Allora, vediamo prima il transitorio di accensione. Molte cose le abbiamo già dette, quindi possiamo andare abbastanza rapidi. Transitorio di Allora, nel transitorio di accensione si passa da interdizione a saturazione. Quindi immaginate, è un'operazione attraverso cui si passa, se io disegno, lo disegno qua per non sporcare troppo il grafico. Questa è la caratteristica di uscita. Abbiamo detto, noi abbiamo delle curve fatte, abbiamo delle caratteristiche fatte così: saturazione, quasi saturazione, zona attiva, breakdown.
noi dobbiamo passare da questa situazione off a per esempio questa situazione on. Quindi nel transitorio si passa da un punto di riposo all'altro. Come avviene questo passaggio? Beh, tipicamente il passaggio avviene seguendo questo percorso, perché il transistore bipolare, diciamo, più o meno in questi giorni dovreste cominciare a fare i primi circuiti che innescano e disinnescano un interruttore controllato. Tipicamente avete un carico che può essere un motore, un carico di natura induttiva. Avete un interruttore controllato che viene chiuso, questo carico spinge subito, in questo carico passa per esempio una corrente ion. Quando chiude l'interruttore, il carico di natura induttiva tende a conservare la corrente che passa e quindi impone una sovrattensione sull'interruttore in modo da far passare il più presto possibile la corrente ion. D'accordo? Quindi il meccanismo è tale per cui qui nel transitorio velocemente si va alla corrente finale, mantenendo la VCE massima. Poi qui magari c'è un limitatore di tensione per cui non si supera il valore di VCE, tipicamente con un diodo di ricircolo si impone una che non si superi il valore massimo di tensione per non rischiare il breakdown dell'interruttore, e poi una volta raggiunta la corrente di regime si abbassa gradatamente la tensione ai capi dell'interruttore in modo da arrivare alla condizione di on. Quindi il transitorio in accensione segue questo percorso. Ok? Ripeto, non è una motivazione intrinseca del dispositivo, è il circuito esterno che impone quel percorso, perché il circuito esterno vuole, quindi avendo una carica, avendo un comportamento induttivo, vuole spingere subito la corrente di regime. D'accordo? Allora, nella pratica, quando vado a rappresentare il transitorio, ottengo una situazione del genere. Vediamo, allora uso una figura su un'altra pagina, quindi immaginiamo di avere il nostro transistore messo così, questo posso schematizzare carico induttivo con un generatore di corrente in cui passa una corrente I on di regime. Ok, questa è una schematizzazione ideale del carico induttivo. Più induttivo di così, no? Impone la corrente ideale del carico induttivo. Ok, però due parole devo spendere. Perché sostituisco il carico induttivo con un generatore di corrente? Voi sapete che un carico induttivo ha inerzia rispetto alla corrente, cioè si oppone a una variazione brusca di corrente. Siccome i transitori sono molto rapidi, posso considerare che nel transitorio praticamente la corrente non vari, e quindi esaminando soltanto il transitorio posso trattarlo come generatore di corrente. Va bene, per semplificare. Allora, a questo punto io tipicamente qui ho una tensione VDD e poi ho un diodo che fa sì che la tensione sul collettore non salga mai sopra VDD. E questo mi blocca la tensione in salita, quindi per questo motivo la tensione sul collettore non sale mai rispetto al valore che ho in interdizione. Allora, se vedo il transitorio da dentro il dispositivo, cosa succede? Ho N P, NP, N meno N più. All'inizio è scarico, guardo i portatori minoritari. All'inizio portatori minoritari non ce ne sono, improvvisamente accendo il transistore, applico una tensione in base
elevata in modo da portarlo in saturazione, la prima cosa che deve succedere è si deve riempire di portatori minoritari e contemporaneamente deve condurre corrente. Prima quindi vengono portati in questo modo, durante il transitorio mi sale la concentrazione in questo modo, la derivata è proporzionale alla corrente che passa, quindi la corrente sale. Quando ho raggiunto qua la concentrazione che devo avere, sono in questo punto, no? Quindi ho un dispositivo in zona attiva diretta e la pendenza è giusta per sostenere la corrente di regime. A questo punto mi sposto in quest'altro, su quest'altro ramo. Quando vado in quest'altro ramo, progressivamente comincia a penetrare la corrente, scusate, la concentrazione di carica dentro la regione di deriva, mantenendo la pendenza uguale perché la corrente è praticamente la stessa. Quando completa la regione di deriva, a questo punto va in saturazione e quindi la pendenza sale. Io vi sto facendo vedere come evolve la concentrazione. Vabbè, in realtà poi a questo punto più, sì, va, leggermente sale. Ok, quindi questo è quello che succede nel tempo alla concentrazione di elettroni minoritari. Mi sono spostato quindi da qui, sono in zona attiva diretta. In questa zona sono in quasi saturazione, e qui finalmente sono in saturazione finale. Va bene? Allora, sì, prego. Non ho capito io. Ho detto nella fase finale del transitorio la sì. pendenza del portatore aumenta. Corrisponde a un aumento di corrente nella No, in realtà anche perché non l'ho disegnato, ho detto una cosa. No, più o meno sono parallele queste curve. Cioè, su scala lineare sono parallele. Di solito si rappresenta. Su scala lineare praticamente sono parallele queste curve, perché la pendenza è proporzionale alla corrente, la corrente rimane costante. Spesso si rappresentano su scala semilogaritmica perché cambia di molti ordini di grandezza. Se la rappresento su scala logaritmica, chiaramente vedo che la pendenza cala, no? Ma va bene così. Queste sono dn su dx all'incirca è costante. Ok. Quindi non arriviamo alla saturazione, perché in saturazione la corrente dovrebbe essere minore, quindi la pendenza diminuisce. In questo caso arriviamo in saturazione. No, va bene, dipende, perché nel disegno che vi faccio vedere prima, vi faccio vedere la saturazione a parità di corrente di base. Parità di corrente di base, in saturazione la corrente diminuisce. Qui questa è diversa la situazione, perché qui la corrente di collettore è imposta. Quello che avviene è che chiaramente, essendo imposta la corrente collettore dal circuito esterno, quando andiamo in saturazione aumenta fortemente la corrente di base. E si vede bene anche, perché anche la componente di ricombinazione della corrente di base si vede che aumenta molto, perché la base si è estesa molto, è aumentata molto la carica in base e proporzionalmente aumenta anche la corrente di ricombinazione. Quindi diciamo, la differenza è dovuta a che prima vi ho raccontato la cosa a parità di corrente di base, quindi seguivo una caratteristica, stavolta invece sto facendo un discorso a parità di corrente collettore perché viene imposto dall'esterno. Dovremo vedere l'andamento nel tempo e il transitorio, però ci fermiamo qua, lo vediamo a questo punto la prossima volta. Ok? Grazie.